Salve, in questo video vedremo come calibrare il rapporto velocità-tempo usando un K7, cioè uno strumento in grado di regolare sia la temperatura, nel nostro esempio di un forno, sia la velocità con cui il nastro trasportatore porterà l'oggetto all'interno del forno, quindi il tempo di cottura. Nel nostro esempio ci abbiamo un forno con nastro trasportatore. Ora quello che ci interessa nel forno è la temperatura a cui cuociamo e il tempo che rimarrà nel forno, non ci interessa la velocità. Quindi dobbiamo calibrare questo rapporto tra la velocità del nastro e il tempo dell'oggetto, perché noi vogliamo impostare 180 gradi per 5 minuti o 10 minuti, questo è il nostro obiettivo. Ora, quello che faremo adesso è tarare questa velocità in maniera semiautomatica, cioè facendo in modo che sia lo strumento a prendere i tempi e le relazioni, ok? Allora, il sistema è semiautomatico, cosa vuol dire? Che io entro, premo il tasto Enter, lo mantengo premuto finché mi chiede una password, inserisco la password di default che è 30, si mette in wait, in realtà spegne addirittura il controllo di temperatura. Ora io devo prendere un oggetto e lo posiziono all'inizio del forno. Mi posiziono all'inizio del forno e gli dico ok, parti. Poi non mi preoccupo di niente. Quando lui arriva alla fine del forno e comincia a farsi vedere, io gli dico ok, lui ha acquisito il rapporto tra il tempo che ci ha messo adesso per passare e la velocità del nastro. Tenete presente che è una demo, quindi quello che qui succede è in secondi, normalmente è in minuti. Ok, mi chiede speed calibration done, cioè abbiamo finito? Ti va bene? Sì. Ok, enter. E lui fa ripartire il nastro. Ora esco dalla configurazione. Qua la speed che abbiamo impostato adesso era 0,4 e ne possiamo vedere bene o male la velocità, ok? Se io la cambio, questo è 0,6 secondi, ma fate conto che siano minuti e secondi, come vedete lui ha rallentato. Se gli metto un altro valore, questo è 0,3 la massima velocità, seguito, spero vi sia stato utile. Se avete domande o avete bisogno di maggiori informazioni potete scrivere nei commenti oppure contattarci direttamente. Buona giornata.